Presidente della delegazione parlamentare, l'onorevole Mattagrande, e tutti i componenti della delegazione, per dire loro che al posto dei tradizionali briefing che facciamo in preparazione dell'Assemblea parlamentare, questa volta ho l'onore e il privilegio di poter avere al mio fianco il signor Presidente della Repubblica, che è veramente per noi, per il Consiglio d'Europa tutto e per la nostra Presidenza una grande occasione. È un piacere incontrarvi e ringraziarvi anzitutto per il lavoro che svolgete qui. La Presidenza di turno dell'Italia, che il nostro governo assicura in maniera davvero dinamica ed efficace, non era prevedibile che coincidesse con un momento tanto drammatico nel nostro continente. E questo rende ulteriormente importante l'attività che svolge con il Consiglio d'Europa. Il modo in cui il Consiglio ha affrontato l'emergenza provocata dalla guerra condotta dalla Russia contro l'Ucraina e la ricerca di rendere solide le conquiste di diritti che il Consiglio d'Europa in questi decenni ha contribuito a realizzare, sono un programma di impegno particolarmente grande. Il Consiglio d'Europa è sempre stato l'epicentro della ricerca di soluzioni inclusive, di condizioni condivise, di confronti positivi nell'ambito del nostro continente. E mai come in questo momento questo appare prezioso e da preservare e da sviluppare rilanciandolo con molta efficacia e con molta lucidità. Pensando che alla violenza della guerra lo strumento più forte oltre le risposte che nell'immediato occorre dare, che competono ai governi, una risposta indispensabile per offrire un modulo di convivenza e di confronto positivo tra i paesi del nostro continente. Questo è il compito del Consiglio d'Europa, e offrire questo modello di prospettiva positivo è particolarmente importante. La tutela dei diritti nel corso del tempo in Europa è cresciuta grazie all'azione del Consiglio d'Europa e alla sua costellazione di organismi. Quindi il lavoro che qui svolgete è molto importante, io vi esprimo il ringraziamento più grande per questo e auguri per il vostro lavoro. Allora, le presento Presidente, l'onorevole Rizzotti.